Rieccoci per questo nostro nuovo appuntamento con i giornali in TV. Ben ritrovati da Pasqualino Rettura, come sempre ogni giorno con voi per appunto andare a vedere le notizie che oggi pubblicano i quotidiani, sia quelle regionali che appunto le prime pagine anche dei quotidiani nazionali, per concludere poi con lo sport, appunto, le notizie che riguardano lo sport sempre sui quotidiani. La Gazzetta del Sud, apriamo il nostro appuntamento con i giornali TV, con Gazzetta del Sud online, la prima pagina di Gazzetta del Sud, che titolo oggi decide di aprire con questo titolo: Il digitale in Calabria è una chimera, scrive Gazzetta del Sud. Affondo del PD sull'autonomia, il disegno di legge Calderoli un colpo mortale per il Sud, scrive Gazzetta del Sud. L'analisi intanto della Corte dei Conti è impietosa a proposito del digitale in Calabria. Nemmeno i fondi del piano di rilancio hanno prodotto appunto l'attesa svolta. E poi andiamo ai richiami in prima, sempre su Gazzetta del Sud: il taglio alto a sinistra, Gioia Tauro si ribella ai piromalli, poi fermati i primi 15 con il decreto Cutro, scafisti in manette per gli sbarchi con morti tra Roccella e Reggio Calabria. Si allungano i tempi per l'incidente probatorio al Tribunale di Crotone, potrebbe cominciare il 17 aprile. 32 sopravvissuti in Germania, poi taglio centrale, corruzione, IPM di Salerno, condannare Manna e Petrini, le accuse al sindaco di Rende e al giudice Petrini, appunto l'inchiesta che riguarda la corruzione, la presunta corruzione, la corruzione che viene contestata dalla procura. Manna avrebbe corrotto l'ex magistrato ormai Petrini. Poi sempre taglio centrale, picchiano la compagna di scuola e pubblicano il video, ci sono state 7 denunce, l'aggressione è avvenuta nello scorso mese di ottobre. Poi di spalla su Gazzetta, lungo colloquio Mattarella Meloni al centro il PNRR, Europa e appalti, poi taglio centrale. Trump, oltre 30 i capi d'accusa per Trump, martedì l'udienza per il caso della pornostar, quindi, e poi ancora il Papa in Vaticano presiderà tutti i riti della Settimana Santa, lasciato l'ospedale Gemelli di Roma. Poi di piede su Gazzetta, addirittura un medico che come dire, fa una strage, il medico stermina la famiglia e si uccide, quindi ha sterminato la propria famiglia e si è uccisa, una tragedia che è successa all'Aquila. Su welfare e disabilità fondamentali, le sinergie, il tour della ministra Locatelli, ministra della disabilità Locatelli, un tour che in Calabria, 3 giorni in Calabria. E poi su Gazzetta del Sud, andiamo a scorrere anche le pagine di Gazzetta del Sud online, Strongoli, sempre di zone Catanzaro, Crotone, La Mezza Terme e Vibo, Strongoli, omicidio Masucci, pena annullata, Fazio libero dopo 15 anni di carcere. A Sedia Marina sono 2 i medici indagati per la morte di Luigi Vero, a La Mezza Terme carenza di personale in ginecologia, disagi per i partorienti e i sanitari. A Vibo Marina il piano di recupero del pennello è fermo dopo le demolizioni, resta il silenzio. Catanzaro, stadio in centro o a Germaneto? Si accende il dibattito. Poi a Catanzaro rinasce il centrodestra al comune, a Crotone, via Crucis alla villa comunale con la croce dei migranti. A Vibo Valentia filmano offese e schiaffi a una ragazza e poi li pubblicano 7 denunce. E poi Catanzaro, beccato con la droga pronta per essere spacciata, è stato arrestato un 52enne. A Crotone, il prefetto Ferraro in visita al comando dei vigili del fuoco. A Vibo nascono i primi 2 orti didattici nelle scuole delle frazioni delle Marinate. A Pizzo, grande emozione alla messa di Pasqua delle Scoralesche, poi il turismo naturalistico calabrese approda alla fiera dei territori di Bergamo, scrive appunto oggi il quotidiano
Gazzetta del Sud, con cui noi abbiamo iniziato il nostro nuovo appuntamento con i giornali TV. Andiamo all'edizione cartacea, edizione Calabria del quotidiano del Sud, anche qui PNRR e appalti, la Premier da Mattarella, intanto va in Gazzetta, in Gazzetta Ufficiale, il decreto sul ponte. Tra il capo dello Stato e Meloni un lungo incontro definito comunque cordiale e proficuo. Manifestazione antimafia a Gioia Tauro, in piazza l'entusiasmo dei giovani, ma i cittadini evitano il corteo. Oltre gli studenti e le associazioni, scarsa partecipazione degli adulti, nonostante la chiamata del sindaco. Donciotti, il cambiamento ha bisogno di ognuno di noi. La riforma del 118 delegata all'ASP di Cosenza, azienda zero non c'è, trasferiti i poteri sull'emergenza urgenza. Poi la memoria, Anna Maria Nucci, ricordata a Cosenza, figura straordinaria, un esempio per tutti. Sanità malata, a Vibo la protesta per ottenere servizi efficienti, poi la strage di Cutro, una via crucis per le vittime del naufragio, 500 partecipanti, autonomia, si compatta il fronte dei sindaci contro la riforma. Comune di Catanzaro, bilancio di previsione, pronto il primo schema verso l'esame dell'Aula, poi a Reggio Calabria. Presentato il giro ciclistico, un grande ritorno, il giro ciclistico di Reggio Calabria, poi a Vibo Marina, approvata, a Vibo Marina è stato approvato il progetto per la cittadella dello sport e a Crotone, sport e inclusione, sì a due progetti con i fondi del PNRR. Delitto Masucci, la condanna definitiva a 30 anni cancellata, poi Catanzaro. Buoni fruttifero rimborsabili anche se prescritti, c'è una sentenza. E poi coppie omogenitoriali, il sit-in a Reggio Calabria, rivendichiamo un diritto. Questo era sul quotidiano del Sud, poi all'interno delle pagine del quotidiano c'erano appunto l'incontro tra Meloni e Mattarella, poi il conflitto Russia-Ucraina, no di Mosca e Kiev alla tregua proposta dalla Bielorussia. Emergenza Covid e clan infiltrati, quindi i clan che si sono infiltrati nell'emergenza Covid, ci sono stati degli arresti in Lombardia, tra le accuse i crack pilotati, anche qui Papa Francesco torna a Santa Marta. Quindi. E poi la notizia che nei giorni scorsi abbiamo letto, ora c'è stata la consegna, Don Giacomo Panizza, premiato dal Presidente della Repubblica Mattarella, dalla Lamezia al Quirinale per ricevere l'onorificenza di commendatore, quindi per l'impegno di tutta una vita a favore dell'inclusione sociale attraverso una rete di volontariato che si occupa di individuare percorsi di recupero in gravi difficoltà. Con questa motivazione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dunque, ha insignito del riconoscimento di Commendatore della Repubblica Italiana Don Giacomo Panizza, che è stato al Quirinale per la cerimonia di premiazione. Quindi una buona notizia questa anche per l'intera comunità di Lamezia. Poi sanità, la riforma del 118 delegata da Profiti all'ASP di Cosenza. E poi all'Annunziata, all'ospedale Annunziata di Cosenza, ritorna il posto di polizia. E poi c'è questa notizia che è emersa nel corso di un appuntamento che c'è stato alla Lamezia. Neuropsichiatria infantile a zero. Nessun posto letto istituito in Calabria. L'incontro della Conferenza Episcopale Italiana è Progetto Sud, la comunità appunto fondata e diretta proprio da Don Giacomo Panizza. Quindi si è concluso a Lamezia Terme, in collaborazione con la comunità Progetto Sud, il viaggio del tavolo Aiutiamo l'autismo della pastorale della salute della Conferenza Episcopale Italiana. Quindi al centro di questo itinerario la salute mentale di bambini e adolescenti. E nel corso di questo incontro è emerso che per quanto riguarda la neuropsichiatria infantile in Calabria non c'è nessun posto letto. Poi la comunità vibonese in piazza per chiedere
servizi efficienti, ha approvato il progetto per l'emodinamica a Crotone, una sala cardiologica con UTIC e angiografo. Il caso Catanzaro, morte sospetta, due medici indagati, un giovane di Sellia Marina in ospedale per un malore, questo giovane Luigi Vero di 30 anni. È andato all'ospedale di Catanzaro per un malore, lo hanno dimesso e poi è morto. Poi manifestazione antimafia a Catanzaro, tanti giovani e pochi gli adulti in piazza contro la mafia. Poi Don Ciotti dice non delegare. Sempre vivo il ricordo delle vittime di 'Ndrangheta. Intanto c'è un arresto annullato per il vertice dei piromalli. Sull'autonomia differenziata c'è stato un incontro del PD regionale, il PD calabrese, no alla riforma Calderoli, alla Lamezia Irto dice l'autonomia ammazzerà i diritti del Sud. Intanto è l'ora di reagire, sindaci e amministratori calabresi si sono riuniti a Polistena per discutere del disegno di legge Calderoli. Il governatore Occhiuto ha detto sì alla riforma in modo troppo superficiale. Consiglio regionale, rigettato nuovo provvedimento per Valeria Fedele, lo ha deciso la Corte d'Appello di Catanzaro, il consigliere regionale che ha perso il ricorso, al suo posto è entrato Antonello Talerico, welfare, così rafforziamo il legame col terzo settore, il tour in Calabria della ministra per la disabilità Locatelli che è stata anche a Catanzaro, ma è stata anche a Lamezia. Poi rivendichiamo un diritto e non un desiderio a Reggio Calabria, il sit-in di Arcigay a difesa dei diritti dei bambini di coppie omogenitoriali. Sull'emergenza profughi trasferiti con un charter in Germania, 32 superstiti della strage di Steccato di Cutro. Manna, il sindaco di Rende, torna appunto a fare il sindaco. Annullata dal Tribunale del Riesame l'ordinanza relativa al divieto di dimora, il commento del primo cittadino, nessun dubbio sulla revoca della misura. Questo è mentre prima leggevamo su Gazzetta del Sud che i PM di Salerno hanno chiesto la sua condanna per corruzione, la condanna sua e dell'ex magistrato per corruzione, hanno chiesto la condanna sia del sindaco di Rende Manna, ma anche dell'ex magistrato Petrini. A Catanzaro, verso il bilancio di previsione, la giunta Fiorita ha approvato il suo primo schema che arriverà appunto in aula, poi la divisione anticrimine della questura di Catanzaro ha emesso 331 provvedimenti nel trimestre del 2023, numeri resi noti dal questore Maurizio Agricolo, quindi 331 provvedimenti emessi dalla questura di Catanzaro in questi primi 3 mesi del 2023. Da Soverato, oltre 800.000 euro di risorse per l'efficientamento energetico, comune al lavoro per reperire fondi regionali e nazionali. Andiamo a Lamezia, c'è sempre la questione che riguarda gli stagionali, i lavoratori precari stagionali della SACAL. Tra l'altro, ora la SACAL ha deciso che il servizio pulizie sarà esternalizzato. Lo ha comunicato la SACAL ai sindacati, quindi c'è il rischio di perdere posti di lavoro per chi lavora in SACAL nel servizio pulizie, visto che sarà dato a ditte esterne. Intanto i sindacati hanno invocato il ricollocamento di 11 unità attualmente in forza nel settore. Illuminazione pubblica a Lamezia, faretti scadenti installati in Piazza Mazzini, altro che potenziamento, scrive il quotidiano del Sud. Verso la Pasqua, quindi è stata la diocesi di Lamezia Terme, ha avviato le iniziative della Settimana Santa che appunto culminerà con il giorno di Pasqua. E quindi tra l'altro si ricorderà anche Monsignor Vittorio Moietta, nel 60° della sua salita in cielo, per la cui memoria il vescovo Monsignor Serafino Parisi presiederà una celebrazione eucaristica in cattedrale. Poi a Gizzeria un giovane di Lamezia è stato arrestato, un giovane di 25 anni, in quanto è ritenuto responsabile dell'incendio di un'auto
centro di neonato che si è verificato il 13 marzo scorso. E quindi ora le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno consentito appunto di individuare il presunto autore. C'è una denuncia degli attivisti del Movimento 5 Stelle di Lamezia Terme, una discarica abusiva nei pressi dell'ex cantina sociale Brusia di Via dei Bizantini a Lamezia. E a proposito di anniversari di figure importanti della città di Lamezia, c'è un intervento oggi del professor Giuseppe Sestito, il quale ricorda che in questo mese ci sono tre anniversari importanti per la nostra città, e quindi il 2023 è un anno di anniversari tristi per la nostra città. Insomma, riguardano la scomparsa di tre eminenti personalità lametine. Quindi parla di Don Saverio Gatti, morte avvenuta il 15 febbraio dell'83, ma poi anche del senatore Arturo Perugini, nonché di Monsignor Moietta. Poi il PD aderisce alla manifestazione, alla protesta dei sindacati a difesa del lavoro e contro il blocco dei crediti del super bonus, il PD di Lamezia. Poi a Cortale le ragioni che hanno determinato il conflitto nel cuore dell'Europa. C'è un'iniziativa, c'è stata a Cortale, un'iniziativa in cui ha relazionato il professor, lo storico, il docente di storia Carlo Alberto Notaris. A Carlopoli, riconoscimento alla pizzaiola di Carlopoli, Filomena Spilotro, che ha ricevuto un premio, Navigando Gusto. Questo premio è stato appunto conferito alla pizzaiola Filomena Spilotro di Carlopoli, in una nave da crociera. Quindi in 26 appunto si sono sfidati nella nave da crociera, bellissima la nave appunto che porta questo nome. Poi Crotone, PNRR, due progetti in controtendenza riguardano il campo sportivo di Tufolo e la cittadella dello sport indoor, quindi lo sport per giovani. E poi ancora a Crotone l'ANED, l'associazione appunto degli emodializzati, dice che ci sarà un medico all'ospedale per le liste trapianti. Parliamo sempre dell'ospedale di Crotone, sempre in questo caso. Andiamo ancora ad altre pagine del quotidiano del Sud, prima di concludere appunto e passare poi alle pagine dello sport. Vibo Valencia, l'ambito ha già le figure richieste, l'assessore Chiaravallotti replica a Io Autentico e alla consigliera Franzè. La richiesta di utilizzo di figure gratuite era stata ritirata dall'associazione stessa. E poi ancora, il fatto non sussiste, assolti dal reato di truffa, la vendita di un'autovettura. Sono stati assolti queste tre persone che sono di Vibo. Poi spari a un'abitazione, Zannino va ai domiciliari. A Vibo Marina c'è in progetto una cittadella dello sport. Ok al progetto, la ristrutturazione del palazzetto, il nuovo campo di padel accanto alla piscina. E poi ancora aggressione in piazza, sette denunce, avviso di conclusione indagini per il pestaggio di una ragazza, motivo del contendere un ragazzo. Il pestaggio fu filmato e messo sui social. Hospitality Restart, ottima riuscita a Tropea. A Filadelfia, Via Crucis con la croce dei migranti deceduti nella tragedia di Steccato di Cutro, scrive appunto il quotidiano del Sud. Poi a Pizzo continuano le ricerche della statua, si trovava nella sede della Voce del Silenzio, questa statua che appunto non si trova, è una notizia che avevamo letto anche nei giorni scorsi, sempre dal quotidiano del Sud. C'è un ricordo dell'ex deputata Anna Maria Nucci, un esempio per tutte. La compianta politica calabrese è stata ricordata a Cosenza. Poi il ritratto di Attanasio su Vittorio De Seta e sul mondo perduto, si parla di libri. Poi il riconoscimento
Sarà Agrigento la capitale italiana della cultura del 2025. Questo era sempre dalle pagine, in questo caso, pagine della Società e Cultura del quotidiano del Sud. Prima di concludere con lo sport, andiamo anche a dare un'occhiata, una carrellata appunto alle prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola. Andiamo qui sul Corriere della Sera, leggiamo, ecco qui la prima, migranti, vertice per decidere. La Repubblica, PNRR, allarme del Colle, la stampa, PNRR, i timori di Mattarella, Meloni, ci sono ostacoli, poi sul Libero, to CGIL contro i migranti, to Gentiloni li torturava, dice Libero, e poi il giornale, le spese di Ledi su Mauro, i soldi dei migranti per le borse firmate, poi il Fatto Quotidiano, Mattarella a Meloni, ora la pacchia. È finita. La verità, con la carne sintetica il cibo finirà in mano a Big Pharma. Il tempo, il ponte costa metà del reddito di cittadinanza. Poi il messaggero, vertice Mattarella Meloni, spinta del Colle per il PNRR. Su Domani, la Russa riscrive la storia, i partigiani combattevano contro le bande musicali, scrive Domani. E poi sul Sole 24 Ore, inflazione a marzo calo da 9,3 a 7,7, ma il carrello della spesa resta al 12,79%. Il Mattino, spinta del Colle per il PNRR. Poi il manifesto repubblichino di Stato con la foto appunto di La Russa. Poi il Riformista, il presidente del Senato, appunto La Russa, insulta i partigiani. Ora è troppo. Mandatelo via. Poi di spalla la foto di Mattarella, Mattarella allarmato. Ehi Giorgia, che combini? Poi il Gazzettino, PNRR, la mossa del Quirinale, scrive sempre PNRR. Poi andiamo anche a Il Dubbio. Donald Trump incriminato, rischia l'arresto l'ex presidente degli Stati Uniti. Poi tutti alla stanga, scrive il quotidiano cattolico L'Avvenire. Addio Unione sull'identità, addio l'Unione Europea, addio all'Unione Europea. Poi il secolo XIX, Savona, sì al figlio arcobaleno, il resto del Carlino, Meloni da Mattarella, timori per il PNRR. La notizia, in via Rasella i partigiani uccisero dei musicisti pensionati, per una tale balla la Russa dovrebbe dimettersi. Pure da se stesso. Poi su Metro, Starman Trump, scrive Metro, e poi andiamo alla discussione, sanità pubblica, medici e sindacati stanchi di gridare senza risposte. La ragione rincorrere, appunto, riferito appunto ai ritardi che ci sono sulla progettazione appunto del PNRR. Queste erano appunto sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo anche alle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali per poi andare allo sport con il quotidiano del Sud. Su Gazzetta dello Sport, il pugno di Lukaku avvisa Inzaghi, vuole giocare sempre, scrive Gazzetta dello Sport. Poi il Corriere dello Sport, campionato, riferimento appunto, metafora con la Champions League, strepitosa ripartenza, Inter, Fiorentina, Juve, Verona, Napoli, Milan. 3 su 4 per l'Europa, salva Conti. E padre Mourinho benedice i tifosi. Il suo canto gregoriano è per i romanisti, scrive il Corriere dello Sport. Poi tutto sport, vi vogliamo ancora qui. Il riferimento è per Rabiot e Di Maria, Scanavino e il futuro Juve con Rabiot e Di Maria. Cairo, Juric non è un tema, a proposito del probabile confermo meno del tecnico del Torino, Ivan Juric. Sul quotidiano sportivo QS,
Dai Arturone, ripensaci tu, scrive Fiorentina, appunto, che gioca con l'Inter. Questo era sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. E poi andiamo anche allo sport del quotidiano del Sud. Tegola Napoli, Osimhen si ferma, quindi non ci sarà contro il Milan e non solo. De Laurentiis, spero sia out per poco. Lesione distrattiva all'adduttore sinistro per il forte attaccante nigeriano e il patron della Napoli, appunto De Laurentiis, lancia frecciate all'UEFA. E poi Allegri dice: Juventus, aprile è un mese decisivo, potrebbe regalarci un maggio importante. Leggiamo appunto dal quotidiano del Sud. Poi andiamo nella Serie B: la Regina ha giocato contro il Genoa, ha perso 1-0. Regina, una sconfitta a testa alta. La squadra di Inzaghi ribatte colpo su colpo, ma cade. Al 97esimo il portiere del Genoa Martinez salva miracolosamente su una conclusione di Canotto. Il pari sarebbe stato il risultato più giusto. Altro KO per gli Amaranto. Il Genoa vince di misura grazie al gol di Coda. Questo era appunto sul Inzaghi, dice: abbiamo ritrovato lo spirito giusto, ora però servono i punti, dice il tecnico Inzaghi. Calcio femminile, Eugenio Coscarello a un passo dalla promozione in Serie C, parliamo di calcio femminile, contro il Rende basta un punto. E torna una manifestazione importante, storica, il Giro Ciclistico di Reggio Calabria. Ok, nazionale giovane, quindi torna dopo più di un decennio di attesa, appunto, torna questa storica manifestazione, il Giro Ciclistico di Reggio Calabria. Poi Serie C, Crotone, la tua forza è l'Unione, quindi contro il Taranto. Zauli, che è appunto allenatore del Crotone, deve valutare le condizioni di Cuomo, Awa e Mogos. Poi l'ex abruzzese dice: nei momenti topici squadra, tifosi e città sono un'unica cosa. Quindi questo è il quadro completo, leggiamo anche del quotidiano del Sud, quindi Crotone e Taranto, mentre il Catanzaro, ormai già in Serie B, va in trasferta a Giugliano. Catanzaro, in tanti sono a caccia di conferma, Vivarini ha molti dubbi sullo schieramento iniziale per la gara contro il Giugliano, che si giocherà però sul campo neutro di Avellino, quindi contro il Giugliano in campo gran parte delle seconde linee, con tanta voglia di mettersi in mostra. Questo era appunto per la Serie C. Poi per la Serie D, dopo un turno di riposo della scorsa settimana, turno di riposo che però non hanno salvato sia la Vibonese, che ha recuperato la partita col Canicattì vincendo 3-1, e non ha riposato il Lamezia Terme, l'FC Lamezia, che al Di Polito ha giocato la semifinale di Coppa Italia, poi persa contro il Pineto per 1-0. Torna la Serie D, dicevamo il girone I, tutta la Serie D. Del girone I, a proposito, c'è l'impegno della Lamezia Terme, che giocherà al Massimino di Catania contro il Catania. Catania già matematicamente promosso in Serie C, è la prima partita che il Catania fa da squadra promossa appunto in Serie C. Quindi Catania Lamezia Terme è sicuramente il match clou di questa giornata. C'è appunto un posto playoff per il Lamezia Terme da difendere in questa difficilissima trasferta, anche perché ci sono tante pretendenti ai playoff, oltre a Locri e Sant'Agata, che sono praticamente ormai bastano pochi punti, sono già matematicamente nei playoff. Ma il Lamezia Terme deve lottare contro Trapani, Licata, Vibonese e San Catanzaro. In basso però c'è tanta lotta per le calabresi per evitare la retrocessione, cercano punti di salvezza il Castrovillari, il San Luca e soprattutto il Cittanova, che ricordiamo in settimana ha anche cambiato l'allenatore. L'ametino Danilo Fanello appunto è stato sostituito sulla panchina del Cittanova da Franco Viola ed è il terzo allenatore in questa stagione per il Cittanova.
E con lo sport, dunque, siamo arrivati alla conclusione del nostro nuovo appuntamento con i giornali in TV, come sempre ogni giorno con voi, sui canali 94 e 98 Digitale Terrestre di STV, anche sulla pagina social Facebook STV e sulla piattaforma YouTube. Da Pasqualino La Lettura, come sempre, è tutto. Grazie per averci seguito fin qui con i giornali TV. Naturalmente ci rivedremo per le prossime edizioni.